Riolfo e a Sanemese, un pareggio e poi la vittoria in Calcio. Che cosa non ha funzionato all'inizio? Avete preso gol subito? Ha funzionato che abbiamo preso un gol di quelli che non devi prendere, una serie di due errori individuali che li hanno portati alla conclusione facile da solo. Però non ha funzionato, devo dire, solo quello nel primo tempo. Abbiamo fatto la partita, abbiamo giocato tutto il primo tempo a metà campo, abbiamo creato l'occasione di rigore, ci facevamo 5 minuti prima dentro. Una palla a Cavoni, scalzi, ha avuto diverse conclusioni alla porta e non siamo riusciti a capitalizzare. Nel secondo tempo abbiamo iniziato, l'espulsione ci ha un po' compromesso le forze in campo, perché ad agosto giocare più o meno queste temperature forse. Però la squadra non si è disunita, è andata avanti, ha lavorato, siamo riusciti a rimettere in piedi solo al primo minuto di recupero, però l'importante era quella. È successo di tutto, avete preso gol dopo 10 minuti, il rigore sbagliato, l'espulsione di Zanette, che avrebbe ammazzato chiunque. Invece la squadra ha reagito bene. Sì, abbiamo avuto 3-4 minuti, ci siamo disuniti un attimo, un po' per la voglia di ribaltare il risultato e un po' la mancanza di forza. Però poi ci siamo riequilibrati e anche in 10 metri in gioco per cercare di casare un pareggio. Domenica c'è l'esordio a Montenegro, che partita si aspetta? Che esordio è? Una partita difficile, una squadra che l'anno scorso si è ben piazzata, è arrivata nei playoff, una squadra toscana, ospita, la prima giornata è sempre una partita difficile, comunque vai a spezzare tutti gli equilibri del campionato. E noi cerchiamo di andarcela con l'esperienza fatta di queste due partite di Coppa Italia, esperienze positive e immagazzinando gli errori fatti in campo per cercare di rimediare. Come ha visto il debutto di Michiello? Voglioso. Come l'ho visto questa settimana di allenamento con noi, cioè grande voglia di inserirsi nel gruppo e lavorare per l'obiettivo di squadra.